Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 30 novembre. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di Sant'Andrea Apostolo, al quale è dedicata una chiesa della Sirada a Santa Croce e quella dell'isola della Certosa, oggi demolita, di cui rimane il nome al forte. È il patrono delle arti dei burcieri de legna, curameri e sabbioneri. Oggi avvenne, 30 novembre 1910, nasce a Venezia Marcello Moretti, attore veneziano. Il clamoroso successo raggiunto nel ruolo del protagonista nell'Arlecchino servitore di Due padroni di Goldoni, messo in scena da Streller e interpretato da luglio del 47 al 1960, ne consacrò una fama internazionale. Oggi con noi. È oggi l'Arlecchino ufficiale del Piccolo Teatro di Milano, allievo di bottega di Ferruccio Soleri, con alle spalle una formazione nell'ambito del teatro di ricerca, collaborando con l'Odin Teatret di Eugenio Barba. Oltre al Piccolo Teatro di Milano, con cui è stato dal 1987 al 1990, e successivamente dal 2000 ad oggi, interpretando i ruoli di Brighella e d'Arlecchino, nel mitico Arlecchino servitore Due padroni, con il quale ha praticamente girato tutto il mondo, svolge da ormai tre decenni la sua attività di attore di prosa ed insegnante di teatro. Per la rubrica Oggi con noi, nostro gradito ed atteso ospite, Enrico Bonavera. Ciao Enrico, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere oggi al telefono con noi per parlarci di quello che forse possiamo ritenere essere stato un vero e grande maestro di tecnica recitativa, Marcello Moretti. Ciao Fabio, saluto tutti gli ascoltatori. È un grande piacere partecipare al vostro progetto, a questo anniversario, perché oggi appunto il 30 di novembre sarà l'anniversario di Marcello Moretti, che tra l'altro non è così lontano dal mio, perché io sono nato il 23 novembre. Si vede che il mese di novembre è particolarmente fausto per gli arlecchini, visto che anche Ferruccio Soleri è nato il 6 di novembre. Si vede che novembre porta con sé un autunno forse un po' malinconico, ma pieno di colori, visto che la natura passa dal verde al rosso, giallo, eccetera. E beh, questi sono poi colori che si trovano nel costume di Arlecchino. Marcello Moretti è un punto di riferimento imprescindibile per me, perché il primo Arlecchino che ho visto in televisione, perché io, nonostante che abbia i miei passati 60 anni, non lo vidi dal vivo, ma il primo Arlecchino che vidi fu nella registrazione del servitore di Due padroni del Piccolo Teatro di Milano, che la RAI produsse e mandò in onda per la TV dei ragazzi, tra l'altro. E l'immagine di quell'Arlecchino gioioso, simpatico, un po' truffaldino, un po' burlone, mi è rimasta nel cuore. C'è un altro dettaglio: l'immagine di Marcello Moretti e i racconti di Marcello su Marcello Moretti mi sono arrivati da mio nonno, che era mantovano, ma che passò la sua seconda adolescenza, la prima giovinezza, proprio a Venezia, a cavallo dei due secoli, perché rimase a Venezia dal 1898 al 1904. Abitava in Calle dei Fabbri, quindi nel quartiere di San Marco, se non sbaglio. Ed era da impiegatino, come era, e in realtà era appassionatissimo di teatro e si innamorò di tutto il repertorio goldoniano e vide in scena Marcello Moretti. E
La cosa molto simpatica, siccome mio nonno poi scrisse qui a Genova delle commedie in genovese e in italiano, e siccome mi passò questa passione per il repertorio goldoniano, io a 9-10 anni scrissi delle commediole che ho ancora per Arlecchino, Brighella e Pantalone, che lui mi corresse. E in quanto testimone, anche se esule, della cultura e della letteratura veneziana. Marcello Moretti è stato l'inventore, il reinventore della figura di Arlecchino insieme a Giorgio Strehler. Quando Giorgio Strehler ha aperto e ha dato vita al Piccolo Teatro di Milano, direi che il secondo o terzo testo che aveva deciso di mettere in scena era proprio Il servitore di due padroni. Il titolo originale era Servitore di due padroni e il personaggio originale era Truffaldino, ma in maniera truffaldina Giorgio Strehler decise di cambiare il nome del protagonista da Truffaldino a Arlecchino. D'altronde quel Truffaldino lì era il nome di battaglia di un Arlecchino, l'Arlecchino Sacchi, Antonio Sacchi. Goldoni scrisse proprio Servitore di due padroni su suggerimento dell'Antonio Sacchi nel 1745, mi sembra, che gli fornì il canovaccio, un canovaccio francese che era appunto Servitore dei due padroni. Il successo del Servitore di due padroni del Piccolo di Milano proviene proprio da questa sinergia bellissima tra Giorgio Strehler, dal grande regista, e Marcello Moretti. Marcello Moretti era portatore di tutta la cultura veneziana, era venezian de Castello, se non sbaglio, e si era diplomato all'Accademia di Roma, aveva già una certa, non era giovanissimo quando iniziò a recitare Arlecchino al Piccolo, aveva già una trentina d'anni, e fu lui l'inventore e il creatore dei lazzi più famosi del Servitore dei due padroni, il famoso lazzo della lettera, il famoso lazzo della mosca, che sono diventati un po' una specie di bandiera di Arlecchino in tutto il mondo. E non solo, ma contribuì sicuramente alla creazione di un'atmosfera di gioia e di recupero della commedia dell'arte, che in quel periodo non era ancora così chiara per Giorgio Strehler. Il mio ricordo di quel film, di quella emissione, che si trova d'altronde adesso anche su YouTube, è dolcissimo, come di una specie di compagno di sogni, di compagno di giochi, di sensazione di infanzia. È qualcosa che la commedia dell'arte e Venezia si porta con sé, secondo me, nella mia infanzia. Io adesso sono un po' il nipotino di quel Marcello Moretti, perché Marcello è stato il primo Arlecchino al Piccolo, poi c'è stato Ferruccio Soleri e io sono il terzo, per cui mi sento un po', lo vedo, lo sento come un nonno dolcissimo. In questa ultima edizione del Servitore dei padroni mi sono, devo dire, molto ispirato a lui. Una volta, pensate un po', non era ancora al Piccolo Teatro, andai a fare un'audizione al Piccolo e Soleri mi disse: guardi, io voglio farlo vedere ai registi assistenti del teatro perché lei ha qualcosa che mi ricorda Moretti. Questa cosa mi commosse molto, non ho mai capito esattamente che cosa gli ricordasse. Sicuramente si tratta, per Moretti, per Soleri e per me, di caratteri molto differenti. Devo dire un'altra cosa, un episodio che credo non tutti sappiano, che è il rapporto di Moretti con la maschera. Allora, Marcello Moretti era abituato a non usare la maschera, si dipingeva, come gli altri attori, e la maschera sul volto con il trucco. Strehler, dopo alcuni pochi anni, decise di chiedere ad Amleto Sartori, lo scultore padovano, di creare delle maschere per l'Arlecchino. Amleto Sartori stava già collaborando con Gianfranco De Bosio, un regista padovano, e con Jacques Lecoq. Amleto Sartori arriva con dei prototipi di cartapesta, ma Marcello era assolutamente scevro da usare la maschera, gli dava fastidio. Poi voi sapete che è importante per un attore farsi ricordare col volto, dal proprio volto. Allora prese la maschera di cacciapesta e la cacciò per terra.
Potete immaginare lo scultore padovano con l'attore veneziano, nell'acqua subito una bagarre anche un po' campanilista. Li separarono e Marcello disse a Sartori: guarda, la carta pesta mi dà fastidio sul volto, non ci sarà un materiale più morbido. E Sartori stava già facendo degli esperimenti col cuoio e tornò al laboratorio, preparò una maschera, creò una maschera per Marcello in cuoio e gliela portò. Ma quella maschera aveva gli occhi molto piccoli. Allora, senza dire niente, il Venezian andò in camerino, prese le forbici e tagliò gli occhi. Quando tornò in palco con gli occhi tagliati un po' da gatto, come diceva lui, Amleto Sartori ripartì con la bagarre e dovettero separarli. Alla fine Marcello disse: guarda, che per me l'Arlecchino deve essere una specie di gatto e questi occhi piccoli invece poi non ci vedo niente, non posso recitare, sono abituato a essere libero. E così nacque il famoso Arlecchino gatto. La cosa molto bella è che ne nacque anche una bellissima amicizia tra Marcello Moretti e Amleto Sartori. E spesso si incontravano al laboratorio ad Abano Terme e prendevano la motoretta e andavano in giro per i Colli Euganei. E nell'ora di cena, finita la cena, liberato il grande tavolo di cucina dalle stoviglie e dalle vivande, Marcello e qualche volta Battistella anche, che era interprete di Arlecchino in quell'epoca, saltavano sul tavolo e cominciavano a improvvisare. E alcune improvvisazioni, alcuni giochi sono rimasti nell'Arlecchino, servitore del padrone ancora attualmente, e io me li sento, me li trovo addosso gratuitamente in qualche modo. A me è un pensiero, un'immagine che devo dirvi commuove molto. Questo fatto del novembre e dei colori è una cosa anche secondo me molto bella. Vi spiego perché. Perché secondo me la commedia dell'arte si porta con sé molta gioia, la commedia dell'arte, naturalmente il teatro goldoniano, molto divertimento, ma anche molta malinconia. La malinconia non è un brutto sentimento, è quello che porta all'arte, all'ispirazione, al ricordo. E in questo momento in particolare, in cui tutto diventa digitale, il pensiero di un teatro vivo, di un teatro gioioso, una persistenza del teatro delle maschere, secondo me è estremamente importante. E mi illudo che questi colori autunnali siano anche i colori Arlecchino al giorno d'oggi. Bene, ecco, dopo l'esposizione del nostro ospite, che esprime tutto il suo amore e la passione per la sua arte attoriale, a lui il compito di indicarci una lettura per l'approfondimento del personaggio trattato oggi. Dunque, io credo che un libro imprescindibile sulla figura di Arlecchino sia il testo di Fausto Nicolini, che si intitola appunto Vita di Arlecchino, pubblicato e edito dalla Società Editrice Il Mulino e dall'Istituto Italiano per gli Studi Storici. È un testo molto ricco di immagini, di notizie e anche suggerimenti di lazzi antichi di tutti gli Arlecchini, da Biancolelli, Martinelli, sino agli Utri, sino a Ferruccio Soleri. Quindi ringraziamo il nostro amico attore Enrico Bonavera, portabandiera di quest'arte secolare che ci porta ancora oggi a raggiungere alti traguardi nel mondo dello spettacolo. Lo ringraziamo per aver partecipato alla nostra produzione di Buon Compleanno Venezia e gli auguriamo ogni fortuna e gioia per la sua carriera di attore e di Arlecchino. Ti ringrazio Fabio e saluto caldamente tutti gli ascoltatori e tutti gli amici veneziani. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Arlecchino dice la verità burlando. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.